l'altra. Questi, attenzione adesso, situazione favorevole all'Anderlecht e trova il gol. Il vantaggio di Leija Iseka porta in vantaggio l'Anderlecht al 18° della ripresa. Ha sfruttato al massimo questa ripartenza veloce impostata da Ajadi. Stiamo appena dicendo, ecco che qui rivediamo Soumaré, il muro avversario, si inserisce poi Leija Iseka, giocatore con la maglia numero 9 del 97, quindi dall'altro un giocatore giovanissimo, supera Gori. Anderlecht, Leija Iseka, palla in avanti con il petto, protegge il pallone, Petagna, il numero, e il numero sì, gran gol quello di Petagna al 26°, una grandissima giocata, esplode la panchina del Milan. Che gol quello del numero 9 Andrea Petagna, davvero una come possiamo dire, una sassata nel un diagonale nell'angolo sul quale non ha potuto fare nulla Gis. Rivediamo, controllo, tutto al volo, e davvero gol eccezionale, gran gol di Petagna, 1-1 nella finalissima della Viareggio Cup. Un gol fantastico, stoppa il pallone, l'alta tensione, tanto Petagna, buon pallone per Pinato, palla dentro, Fabbro mette dentro il gol di Fabbro, esplode la panchina del Milan, l'azione tutta sulla sinistra ben impostata con palla dentro di Pinato, Petagna, Pinato, intanto vediamo che c'è Gianni. Un altro cartellino giallo, incredibile, ma d'altronde questa è la verità, Fabbro era ammonito, si è tolto la maglia nel momento di grande eccitazione dimenticando appunto che era già ammonito, e quindi nella bellezza del vantaggio del Milan, adesso Milan che resterà in 10, in 9, rivediamo Pinato e il gol di Fabbro. Iniziamo dall'azione del gol, è stata straordinaria, bravissimo Tamas ad accompagnare l'azione. Petagna, ottima la sua partita, gol davvero eccezionale, ancora Petagna, potrebbe provare qui la soluzione, va dentro Petagna, lo spazio c'è, porta libera, non può sbagliare, non può sbagliare Vassalli, e non sbaglia, ed è 3-1 Milan al 9° del primo tempo supplementare, ma ancora una volta l'artista dell'azione è Petagna, che è andato a gestire in maniera davvero incredibile questa palla. Ecco qua che rivediamo, metà gol è suo, straordinario, abbiamo visto prima come far alleggerire la pressione alla propria squadra, portarsi dietro tre avversari, fargli risalire, questa volta ha puntato direttamente il fondo, ha alzato la testa, ha visto il compagno di squadra Mastalli che